scuso il direttore che non sono andato a salutare subito finita la partita, per ringraziare i nostri tifosi che sono venuti ad aiutarci. Quindi prima cosa scusa, la seconda cosa soddisfazione per i miei tifosi, per Cantù e soprattutto per i giocatori che hanno fatto una partita sul piano della mentalità di assoluto livello, perché primo per il vantaggio che eravamo riusciti a creare, secondo per il ritorno che Milano ha fatto in pochissimo tempo, 4 minuti nel terzo quarto, poi per aver saputo rivincere la partita. E questo non è banale, è un segnale che la squadra ha dentro dei valori che ha saputo esprimere. Statisticamente volevamo fare una partita di difesa e in parte ci siamo riusciti in primo tempo, soprattutto con i 36 subiti, perché volevamo cercare di allungare la partita e non permettere a Milano di fuggire, e questo tutto sommato alla fine è stato l'elemento fondamentale. E poi quando la partita si è giocata punto a punto eravamo pronti per poter fare questo tipo di partita. In attacco abbiamo optato per quintetti piccoli perché muro contro muro non potevamo permetterci di giocare, sapendo che avremmo potuto soffrire qualcosa sotto canestro, ma alla fine 6 punti in più non hanno cambiato il volto alla partita, per cui volevo che ci fosse personalità, un'alternativa molto forte per opporsi ad una squadra molto molto forte. Vittoria importante per noi, per la classifica, giornalisticamente dico io perché fa notizia, per me personalmente è più importante avere 2 punti in più e allontanare al girone d'andata con 16 punti più possibile gli ultimi 2 posti. Però adesso inizia il girone di ritorno, dovremo seguitare a sgomitare. Prego. Buonasera coach. Buonasera coach, volevo chiederle più, oltre alle congratulazioni per la vittoria, dove avete trovato le forze per rivincerlo nel finale? Perché lei appunto nella sua dichiarazione l'ha menzionato, perché dopo una partita che comunque vi stava sfuggendo di mano, una partita che magari poteva essere piena di un po' di delusione, perché con la vittoria di Cremona stamattina vi è sfuggito il treno per la Coppa Italia, dove avete trovato le energie nel finale? Noi avevamo un biglietto per l'aereo, per il treno nostro, non avevamo biglietti per il treno, noi il nostro treno era salvezza, non era a Final Eight, quindi questa è una cosa che ci viene detta sulle nostre spalle, ma nessuno di noi ha mai detto una cosa del genere. E probabilmente questa è la forza, cioè il survival game, per noi ogni partita è una partita della sopravvivenza, e quindi essere riusciti a svilupparla con questa forza, questa determinazione ci ha portato ad essere alla pari con una grande via Omega. E questa è la notizia, per cui orgoglioso dei miei giocatori, orgoglioso della classifica che abbiamo. Abbiamo vinto 5 volte fuori casa, siamo tra quelli che hanno vinto più di tutti, ma non siamo partiti con questa forza. Lei è diventata quella di squadra, quindi come ho detto e ripeto, mi perdonatemi, le vittorie devono aumentare i meriti, non le aspettative dei treni che noi non conosciamo.